bisogna anche lì saperla adattare, perché in effetti le lezioni di tango, devo anche introdurre Alessandra, Alessandra con me ha fatto anche questo lavoro, cioè noi abbiamo scritto un bel 70% di dialoghi in chat, cioè su Messenger. In pratica era un gioco delle parti, io spesso facevo Juan e lei faceva Donna, oppure i personaggi femminili, lei, scusa, quindi ovviamente, e c'era appunto un po' di, sì, in effetti, perché in questo caso, essendo una coppia uomo-donna, ma nell'altra un uomo, quindi perché la guerra dei sessi era prendiamoci le distanze, però in realtà ci piacciono, quindi io devo dire a lei che tu non è detto che ci riesca a capirlo subito, che anzi diciamo che è un po' un giallo di sentimenti, non so se anche in Babilonia rispecchia questo, cioè giallo di sentimenti inteso come tutto sembra scontato, tutto sembra seguire una certa andatura e poi improvvisamente cambia. No, io quello che ho notato è che i personaggi guarda prima qua, c'è proprio questo viaggio nell'intimo maschile. Esatto, bravissima, sì. Infatti un'altra cosa che io ho voluto evitare, cioè proprio la storia del mondo dello stereotipo, ho voluto evitare di presentare il classico personaggio, come si dice, non so come spiegare, il macio tutto converso, no? Che infatti lei lo demolisce letteralmente. Io pure, no, dice basta, cioè, non è così. sì, basta, cioè, sembra che le donne devono innamorarsi di uno contro l'altro. Ok, gli uomini sono tutti problemi, tutto questo è banale, insomma. Sì, cioè tutti, tutti, esatto. Il masochismo delle donne. Si capisce, poi in genere, non so se avete notato, sembra che la donna quella che ha senso sempre di più sui sentimenti, sulla storia, sulla cultura. Invece qui ho voluto far vedere che anche lui ha passato una storia. Sì, c'è proprio questo viaggio nell'intimità maschile, sì, perché è nell'intimo proprio del poco viene raccontato dell'animo maschile da sempre, forse, no? È vero, infatti quello che ho notato è che nella maggior parte, non più con la mia tutti, però in generale nei romanzi e anche nella cinematografia non viene mai scavato nell'intimo maschile, ma soltanto attraverso o delle azioni che possono essere eroiche, ma anche non eroiche. Comunque l'intimo maschile, inteso come fragilità, ecco, di Samuel, ma anche di Thomas, ma anche volendo del figlio, perché quando accennano la lezione di Dago, i protagonisti sono tre maschili, compreso il cane, e comunque c'è anche un ragazzo di 13-14 anni, insomma, adolescente, e andare anche a scavare sulle fragilità, che però alla fine uscirà la forza, perché poi è stato detto che il personaggio alla fine più forte delle lezioni di Dago, più che riesce meglio, che affascina proprio Cristiano, perché quando appunto scoprirà le cose che noi uccidiamo, è quello che reagisce in una maniera che sorprenderà, insomma, che non è banale, che comunque anzi è di buon auspicio, perché comunque, come diceva prima Silvia, gli uomini sono tutti gli adolescenti, sono tutti dei pistelli con gli ormoni a palla, e non è detto, cioè sì, magari gli ormoni sono a palla, però riusciamo pure a canalizzare questa forza, no? Una domanda a Alessandro, sono un padre. Come è stato muovere Roma? Beh, diciamo che non è stato molto difficile, un po' difficile, soprattutto introspezione, sempre molto chiuso, anche poi a voler innamorarsi, non soffrire. Poi avendo già, diciamo, un passato abbastanza drammatico, quindi ha dovuto crescere più da solo, quindi ha paura di innamorarsi, ha paura anche di soffrire. Quindi sopravvive, lavora, poi vuole crescere, diciamo, un figlio almeno. No, non è che ha paura di innamorarsi del suo figlio,
lui vuole assolutamente trovare una donna, assolutamente mettere una donna al servizio di questo ragazzo che sta crescendo da solo, però lo fa in una maniera molto fiscale, cioè non è che se ne è venuto proprio qui, si tratta di psicologia, cioè appunto, cioè quella è una cosa che è l'apparenza, no? Che è causale. Nell'apparenza sembra che Thomas abbia messo questo cuore in congelamento, di stellare, esatto, questo. Mentre nella realtà dei fatti lui si sbatte come un pazzo per trovare questa amore, però poi alla fine in realtà questa quella esatto, cioè quella che aveva puntato, diciamo, la persona che aveva creduto, che credeva essere il suo futuro, la donna della sua vita, in realtà però intelligentemente, perché in lezioni di tango riescono molto bene, è molto intelligente, lo capisci. A proposito di questo, una cosa che mi ha detto sì. È fatto mettere dei personaggi femminili, anche storie omosessuali, e non dipingerle male, perché ci vede sì, sono grassi, sono trascurate, maligne, frigide. Esatto. Ecco, lei non è elegante, però è intelligente appunto perché capisce che Thomas ha un suo sesto senso che non è, cioè a un certo punto gli dirà, tu vuoi aggiungere un ennesimo gadget alla tua vita, perché lui è restante, veterinario, ha una bellissima casa, ha una bellissima macchina e lei comunque sente che non c'è passione in questo rapporto. Ecco perché quando arriva Juan, gli cambia tutto. La madre, mi dico, ma perché lo si è lasciato scappare? Era così bel buon partito, a veterinario, c'era la vita in periferia, questo. Invece io sono, cioè, avevamo problemi. Ecco, non finisco solo per dire questo, che quello che ha detto Alessandro rispetto a Thomas ha fatto una donna da male. Lui in realtà vuole male, però ha paura a lasciarsi andare. E cioè, io ho voluto mettere questa frase al venditore che l'ultimo secondo l'ho quasi violentato, e ho detto metti questa frase che secondo me è interessante, che non vi dico chi la dice o in che fase del romanzo sarà, che fa, è meglio vedere facendo un volo che non conosco che vivere grande fuori al mano, che detto così può sembrare a belle parole, però in realtà il fatto di stare sempre ad evitare, questo penso che tra in due Silvia sarà d'accordo anche rispetto a suo problema, cercare sempre di evitare di soffrire, evitare di avere delusioni in patoste, vuol dire anche evitare di avere gioie, sorprese e felici. Infatti stavo dicendo con Alessandro, questo non c'è niente, noi ci sorprendiamo più quando ci succede una cosa bella che quando ci succede una cosa brutta. Esatto, Momento. Noi tendiamo. Tendiamo, cioè, io sono molto a le cose belle, perché sempre che succede una cosa. Esatto, cioè quando ci succede una cosa bella, adesso però ci sarà il contrappasso un po' di Dante, capito? Quindi è un po' speriamo, ecco, un messaggio ottimista è di diventare appunto di sorprenderci quando ci succedono cose brutte. No,